Io nel 2022, come rappresentante di categoria, sono stata chiamata dall'amministrazione per andare insieme ad altri rappresentanti, alla Tercop, alla Costruttori Teramani e anche alla Easyhelp. Ci hanno chiamati per illustrarci quale sarebbe stato, diciamo, il futuro dei parcheggi della nostra città. Il punto è che loro non ci hanno fatto vedere questo, perché se loro ci avessero fatto vedere questo, e cioè il contratto che avevano intenzione di firmare con questa società, noi avremmo detto di no. Invece loro, tutto questo se lo sono fatti loro, non hanno, diciamo, condiviso il progetto con i residenti, le associazioni di categoria, i comitati di quartiere, se lo sono fatti e basta, lo hanno approvato e adesso noi ci ritroviamo praticamente ad essere ostaggio di questa EasyHelp. Naturalmente il PUMS è stato commissionato non dal comune, ma dalla EasyHelp, la quale EasyHelp ha tutto l'interesse affinché le macchine vadano a parcheggiare sulle strisce blu. Quindi ci ritroviamo in una situazione in cui in città partiranno tanti cantieri, quindi tra paletti e tutto quello che c'è, già i posti non si trovano, non ci sono. Ci ritroveremo con i residenti che non riusciranno a trovare un posto, magari vanno a invadere altre zone al di fuori, perché effettivamente, diciamocelo, cioè i parcheggi non ci stanno. Forse prima di arrivare a fare questo PUMS dovevano programmare il fatto che i parcheggi non ci stanno e quindi magari iniziare ad utilizzare tutti quei posti tipo Campo Boario, dietro alla Madonna delle Grazie, dove il comune comunque ha diverse migliaia di metri quadri dove si potrebbero fare dei parcheggi, lo stesso ex stadio, cioè fare in modo che si arrivava di parcheggio a pagamento, ma comunque il residente poteva avere il parcheggio, perché a questo punto il residente parcheggio non ce l'ha e comunque deve andare fuori e comunque quello che ha lo deve pagare e comunque noi abbiamo bisogno dei residenti perché attualmente in centro storico ci abitano solo 1.400 famiglie, se se ne vanno anche queste col centro storico abbiamo chiuso.